Ed eccoci con le fonti rush hour, naturalmente l'ora di punta perché adesso i mercati sono aperti, naturalmente perché si è aperta Wall Street, quindi le contrattazioni americane vanno ad aggiungersi a quelle europee. Possiamo fare un check di tutto quello che sta succedendo. Intanto partiamo proprio dall'America che ha aperto in territorio positivo, l'S&P 500 in questo momento guadagna lo 0,48% e poi ancora il Nasdaq ha aperto anche lui in rialzo. In questo momento guadagna lo 0,80% e il Dow Jones guadagna lo 0,16%, ma vediamo anche le borse europee, vediamo il DAX guadagnare lo 0,38%, andiamo a ritroso rispetto a come facciamo di solito, l'Ibex di Madrid lo 0,48% e ancora il CAC di Parigi in rialzo dello 0,51%, l'indice italiano in area 27.206 punti guadagna lo 0,54%. Ricordiamo che oggi, per quanto riguarda l'Europa, è chiusa la borsa di Londra, quindi non ci sono contrattazioni. Allora, intanto saluto Maurizio Monti, Traders Magazine, che è con noi per questa parte di diretta. Maurizio, ben trovato, buone feste anche a te, grazie per essere con noi. Buone feste a te e a tutti gli ascoltatori. Peraltro Rush Hour ha proprio un colore natalizio, quindi siamo immersi nel mood natalizio, anche se siamo sui mercati. Allora, Maurizio, poi tra poco faremo un po' il punto sull'andamento degli indici mondiali nella settimana pre-natalizia e la situazione attuale, quella che ci porterà poi nel 2022. Prima però ti chiedo una view un po' più ristretta, cioè su questa ultima settimana, com'è partita secondo te l'ultima settimana di contrattazione del 2021? Mi sembra che abbia confermato in pieno il rally natalizio che è arrivato, sia pure con ritardo, nella scorsa settimana. Noi avevamo individuato le date dopo il 15 dicembre come quelle più probabili per lo sviluppo del rally natalizio, che è arrivato in ritardo, ricordo, soprattutto per la variante Omicron, che ha destato non poche perplessità, dubbi agli investitori e ai mercati. Nel momento in cui hanno cominciato a dissiparsi i dubbi sulla sorpresa Omicron, e quindi Omicron è stato ricondotto un pochino alla realtà di una variante sicuramente molto pericolosa sotto il profilo del contagio, ma non così pericolosa sotto il profilo economico, confermato questo anche dalle parole di Biden che non vuole provvedimenti troppo restrittivi a fronte di questa nuova variante. Bene, tutto questo ha rinfrancato i mercati, è arrivato il rally natalizio. Si è sviluppato soprattutto negli ultimi 3 giorni della scorsa settimana e mi sembra che la giornata di oggi stia confermando in pieno questa tendenza. L'apertura di Wall Street che tu hai descritto è assolutamente volge al positivo. Un consiglio sulla prudenza sui livelli a cui è arrivato in questo momento Wall Street, perché poi, come vedremo nell'analisi grafica, siamo vicino a resistenze molto, molto importanti e questo richiederà al mercato un po' di forza per romperle e andare a, come dire, a testare sia i massimi precedenti sia a farne di nuovi. Mi sembra Maurizio, molto, molto sì, positivo. perdonami, rally natalizio, vero, verissimo, è stato un po' in forse quest'anno, pur comunque avendo detto più volte che in realtà tutto l'anno è stato il rally, no? Per i record che hanno messo a segno le borse, ma è stato indotto dalle banche centrali, questa è una cosa che sta un po' circolando, no? Questa, insomma, non è una novità forse, però parlando proprio del rally natalizio, tu cosa ne pensi? Ma diciamo che il discorso banca centrale è stato archiviato con l'ultimo meeting della Fed, che comunque è stato un meeting che ha molto rasserenato i mercati. Quindi, a fronte di quella serenità portata da Powell con il suo ennesimo stile di, perdonami se lo ripeto, di calcio al barattolo, però di questo si tratta, è uno stile che è piaciuto ai mercati, è stato sicuramente innescato da questo. Poi, vabbè, la Banca Centrale Europea ha detto chiaramente non si parla di aumento di tasse per tutto il 2022, forse una prospettiva un po' troppo ottimistica, però i mercati al momento ne sono stati rasserenati, ci hanno creduto. Direi che una parte è sicuramente, come dici tu, imputabile alle banche centrali, però molto è dovuto alla serenità
portata dal fatto che Omicron è stata scritta come una variante non troppo pericolosa dal punto di vista economico-finanziario, magari molto pericolosa dal punto di vista della contagiosità, ma non dal punto di vista economico-finanziario. Anche se poi con queste restrizioni un po' il dubbio sul discorso economico c'è, no, Maurizio? Perché insomma bisognerà fare anche un bilancio su questa ultima parte dell'anno, soprattutto durante le festività, con, no, sai, sono state cancellate le feste per Capodanno, insomma, quindi tutti i settori, il turismo, cioè questo fine settimana sono stati cancellati un sacco di voli in tutto il mondo, insomma, quindi anche a livello economico, insomma, questa Omicron un po' di danni li sta facendo, si accodano un po' a quelli che abbiamo già avuto per le altre varianti Covid, insomma, però è chiaro quello che stai dicendo tu. Senti, io penso che adesso possiamo anche cominciare tra un istante a condividere, perché voglio chiederti quello che ho già anticipato poco fa. Cioè, visto che stiamo facendo dei bilanci, mi piacerebbe mettere a confronto l'andamento degli indici mondiali, quindi ragioniamo un po' in modo complessivo, facciamo un'analisi un po' più ampia adesso nella settimana pre-natalizia, dove per esempio, visto che si è aperta Wall Street da poco, abbiamo visto nuovi record sull'S&P 500 e comunque anche ottime performance sugli altri listini americani. Appunto, cerchiamo di fare un confronto tra l'andamento dei listini nella settimana prenatalizia e quello che potrebbe succedere adesso, cioè quello che già sta succedendo e con uno sguardo al futuro. Maurizio, da dove vuoi partire appunto e cosa ti senti di dire? Dall'S&P 500, che comunque è il faro mondiale delle Delle borse, borse, come abbiamo detto abbiamo detto prima, prima, siamo siamo su su una una resistenza resistenza importantissima. importantissima. Dobbiamo Dobbiamo specificare specificare però però che che l'ultima l'ultima chiusura chiusura è è stata stata estremamente estremamente significativa, significativa, perché è perché è stata stata la la chiusura chiusura più più alta alta di di tutti i tutti i tempi, tempi, la la chiusura chiusura più più alta alta di di tutti i tutti i tempi. tempi. Cioè Cioè significa significa che che venerdì venerdì sostanzialmente sostanzialmente il il valore valore di di chiusura chiusura dell'S&P dell'S&P 500 500 è è stato stato il il massimo massimo storico storico delle delle chiusure, chiusure, non non il il massimo massimo storico storico dei dei massimi, massimi, ma ma delle delle chiusure. chiusure. Ora, Ora, quando quando la la chiusura chiusura è è così così decisa, decisa, è è in in genere genere un un buon buon indizio indizio per per il il prosieguo prosieguo del del trend, trend, quindi quindi dell'andamento dell'andamento rialzista. rialzista. E E oggi oggi sta sta dimostrando dimostrando appunto appunto questo questo buon buon andamento. andamento. Ora Ora siamo siamo sulla sulla resistenza resistenza estrema estrema del del massimo del massimo del 16 16 dicembre, dicembre, massimo massimo che che ricordo ricordo è è a a 4.743,25. 4.743,25. Vedo Vedo che che sul sul tempo tempo reale è reale 4.739, 4.740 in questo in momento questo momento il il valore di valore di future future dell'S&P dell'S&P 500, 500, quindi quindi dobbiamo andare dobbiamo a andare a rompere rompere questa questa resistenza. resistenza. Se Se rompiamo rompiamo questa questa resistenza, resistenza, Manuela, Manuela, l'indice l'indice può può ancora ancora avere avere spazio spazio per per volare volare fino fino almeno almeno ai ai primi primi giorni giorni di di gennaio. gennaio. La La nostra nostra previsione, previsione, che che abbiamo abbiamo pubblicato pubblicato tra tra l'altro l'altro anche anche 2 o 3 2 o 3 settimane settimane or or sono sono in in un un paio paio di di nostri nostri articoli articoli su su Traders Traders Magazine, Magazine, è è che che il il prossimo prossimo livello livello sarà sarà 4.859, 4.859, quello quello che che vedi vedi disegnato disegnato qui qui in in questa questa linea linea rossa. rossa. Quindi Quindi per per i i rialzisti, rialzisti, per per coloro coloro che che hanno hanno una una visione visione prospettica prospettica positiva positiva del del mercato mercato di di prosieguo prosieguo di di questo questo trend trend che che si si è è innescato innescato la la scorsa scorsa settimana, settimana, il il livello livello da da monitorare monitorare è è 4.859, 4.859, circa circa quindi quindi più più di di 100 100 punti punti sopra sopra il il livello livello attuale. attuale. Però Però attenzione, attenzione, deve deve rompere rompere la la resistenza resistenza con con forza forza e e dobbiamo dobbiamo vedere vedere delle delle chiusure chiusure sopra sopra detta detta resistenza resistenza affinché affinché possa possa concretizzarsi concretizzarsi questo questo ulteriore rally. ulteriore rally. Attenzione Attenzione perché perché 4.859 è 4.859 è per per tanti tanti punti punti di di vista vista un un livello livello molto molto critico. critico. E E non non escludiamo escludiamo che che in in gennaio, gennaio, se se dovesse dovesse essere essere raggiunto, raggiunto, se è se è confermata confermata quindi quindi la la nostra nostra previsione, previsione, la la tendenza tendenza del del mercato mercato in in questo questo modo, modo, 4.859 4.859 potrebbe potrebbe essere essere un un punto punto da da cui cui il il mercato mercato fa fa qualche qualche riflessione riflessione diciamo diciamo di di ribasso, ribasso, quantomeno quantomeno di di ritracciamento. ritracciamento. Sul Sul Nasdaq Nasdaq abbiamo abbiamo una una situazione situazione leggermente leggermente diversa, diversa, ma ma non non molto molto dissimile, dissimile, leggermente leggermente diversa diversa nel nel senso senso che che ci ci troviamo troviamo su su un un testa testa spalle spalle più più volte volte ripetuto, ripetuto, è la è la famosa famosa resistenza resistenza 16.500, 16.500, 16.450, 16.450,
se il 1500 dovesse infranto più volte il Nasdaq nelle ultime settimane, e anche in questo caso dobbiamo vedere una rottura forte di questa resistenza, quindi un impulso, un impeto di forza del mercato, perché poi il livello superiore è quello determinato da questo canale rialzista. Io consiglio agli ascoltatori, se vogliono interpretare il Nasdaq in modo corretto dal punto di vista dell'analisi grafica, è quello di disegnare questo canale che va a congiungere i massimi e i minimi precedenti. Come vedi, è un canale assolutamente geometrico e parallelo, molto affidabile, che ha avuto, come dire, riscontro nei minimi e massimi degli ultimi mesi. Ed è ovviamente quello che va a contrassegnare il possibile massimo futuro. Il nostro algoritmo dice che sarà 16.890, che è un po' sotto il massimo del canale. 16.890 è l'equivalente di 4.859 sull'S&P 500 come livello critico da monitorare nel caso in cui venisse raggiunto e proseguisse il trend rialzista, come livello da attenzionare, perché da lì potrebbe esserci qualche riflessione del mercato. Il Dow Jones è assolutamente consimile in termini di struttura, molto simile alla Nasdaq, anche in questo caso parliamo di un testa-spalle più lungo nel tempo e piuttosto irregolare, comunque con struttura tendenzialmente rialzista, e con target a 36.000. Sto parlando del future, delle mini Dow Jones, con target a 36.700 come target superiore. Anche in questo caso, target piuttosto importante, che potrebbe contrassegnare un capolinea importante del mercato. Come vedi, quindi c'è una visione rialzista complessiva su cui possiamo contare. È sicuramente una prospettiva potenzialmente positiva. Molta attenzione però, perché anche il Dow Jones, come vedi, è su resistenze molto, molto importanti. Dobbiamo vedere la resistenza rotta con molta forza, con molta determinazione. Dopodiché, se il mercato dovesse farci grazia di una rottura della resistenza e di un test a ritroso come supporto della stessa resistenza, sarebbe un bellissimo segnale rialzista di ingresso. Se mi permetti, faccio vedere anche il Sì, Russell, certamente. di cui si parla spesso poco, ma il Russell è molto interessante perché negli ultimi mesi, contrariamente all'andamento degli altri indici, ha avuto una struttura molto più orizzontale, ovvero dopo il rally conseguente al periodo post-pandemico, il Russell è andato molto di più in orizzontale. Ricordo che il Russell rappresenta le 2.000 aziende piccole e medie degli Stati Uniti. Ora, è evidente che questo comparto di società ha risentito, risente molto di più dell'andamento, diciamo, un po' ondivago determinato dalla pandemia. È chiaro che i colossi reggono meglio le conseguenze della pandemia rispetto alle piccole e medie imprese. Eh beh, Piccole certo. e medie, anche se in America, ovviamente, quando parliamo di piccole e medie imprese, sono imprese di rilevante dimensione rispetto a quelle europee, ma sono piccole e medie rispetto al mercato americano. Questa tendenza delle piccole e medie imprese a resistere meno alla post-pandemia si è riflessa molto bene nell'indice Russell, che ha avuto, come vedi, un andamento estremamente laterale, da cui l'ultimo supporto minimo, fra l'altro anche violato, come vedi, al ribasso, è stato in concomitanza con la ripresa del cosiddetto mini rally natalizio che abbiamo descritto prima, e a significare quanto il Russell sia più instabile. Oggi non riesce ancora a varcare il massimo di venerdì scorso, e questo è un indizio abbastanza significativo della tendenziale maggiore debolezza del Russell. Anche in questo caso, sul Russell consiglio agli ascoltatori di tracciare queste linee di resistenza e supporto, che, come vedi, hanno funzionato molto bene in passato, e tracciare anche un'altra statica,
che congiunge i livelli minimi, come vedi, c'è un supporto dinamico leggermente rialzista, c'è anche un supporto statico, assolutamente orizzontale, che va tracciato e che fra l'altro va a individuare proprio il minimo del 20 dicembre, in modo pressoché perfetto. Il Russell va monitorato perché è comunque un indizio importante dell'economia americana. Ecco. Ecco, ti faccio questa domanda, poi ti aggiungo anche una domanda di un telespettatore, ma proprio per i rialzi a cui abbiamo assistito sui mercati quest'anno, ti aspetti invece un'inversione per l'inizio del nuovo anno, così almeno facciamo il passo ulteriore? E visto che tu stai giustamente dicendo che il Russell è un indice che dà un'indicazione su quella che è l'economia americana, molti analisti prevedono soprattutto, vabbè, non solo per l'America, a livello mondiale, però noi stiamo parlando dell'America, un'economia a singhiozzo. Ecco, tu ti allinei a questa visione? È possibile che appunto l'economia reale e i mercati ci diano queste indicazioni per il nuovo anno? Sì, assolutamente. Io credo che nel nuovo anno avremo un comportamento molto più ondivago del mercato rispetto a quello che abbiamo avuto nel 2021 e anche parzialmente nel 2020 dopo la ripresa della pandemia. Intendo dire questo: secondo la nostra prospettiva, il primo trimestre potrebbe non essere troppo positivo per i mercati, ovvero i mercati potrebbero cominciare ad assumere un comportamento molto più simile a quello del Russell che non rispetto a quello che abbiamo visto negli altri indici. Ovviamente gli altri indici hanno di positivo il fatto che hanno dei colossi dentro, che come detto prima reggono molto bene. Però attenzione perché quando togliamo, proviamo a fare l'esperimento di togliere i colossi dagli indici, ci accorgiamo che gli indici americani sono molto più stabili. Ora, se vogliamo ipotizzare che ci sia qualche inizio di presa di beneficio un po' più possente anche sui colossi, nel primo trimestre potremo vedere un andamento del mercato con una tendenza maggiormente riflessiva. Arrivo a dire un ritracciamento del 10, 12, 15% che potrebbe manifestarsi dopo un massimo probabilmente fatta a gennaio. Da fine marzo fino a maggio vedo una ripresa del mercato in linea col mese di aprile, statisticamente estremamente favorevole, uno dei più favorevoli per le borse, e poi un po' di lateralità estiva e poi vedremo che cosa succede in autunno. Quindi un andamento molto più incerto, molto più instabile, molto più laterale, di cui Russell in qualche modo diventa un po' l'anticipatore rispetto agli indici Vedi, americani. almeno così abbiamo spiegato ancora meglio perché bisognerebbe parlare di più anche del Russell, che effettivamente non viene considerato, soprattutto da quando appunto la finanza e l'economia ci danno spesso delle fotografie diverse, no, Maurizio? Quindi credo che sia molto utile. Domanda per te da parte di Roberto. Potrei chiedere al signor Monti una view sul MIB nei prossimi 3 giorni di fine anno? Cioè, come credi che concluderà questo 2021 l'indice principale italiano? Ma io dico che andrà in parallelo diciamo all'indice americano. Questo è l'S&P 500 in questo momento. Vediamo un attimo se riesco a trovare Sì. l'indice italiano. Eccolo qua. Oh, dunque, siamo su una resistenza relativamente importante che è il 25% del range, però la vera resistenza è più sopra ed è a 27.580 in questo caso parliamo di un CFD, ma è un CFD molto simile all'indice. Quindi stiamo parlando di una resistenza che è almeno 400 punti sopra il livello attuale. Io ritengo che se continuerà la performance sull'indice americano e l'Europa andrà dietro, non vedo ragione per cui non dovrebbe esserci lo stesso anche per l'indice italiano. Attenzione al livello 27.580 perché quella è una resistenza molto forte, molto importante, da cui l'indice potrebbe avere più di una riflessione da fare. Ok, Maurizio, noi siamo in chiusura, però mi dai
ci dai soprattutto un titolo da monitorare in questa ultima fase dell'anno? Assolutamente, guarda, è un titolo che viene osservato poco, ma è un titolo del NYSE. Sì? L'azione si chiama L'azione si chiama Abovie, Abovie. e Abovie è presente, di preciso, anche in Italia. È il leader mondiale per lo studio virologico delle partite C. E diciamo che ha un mercato, è una biofarmaceutica. Quindi tende ad avere una rilevante volatilità, non è un titolo, diciamo, troppo tranquillo sotto il profilo della volatilità, ma è un titolo che ha dei fondamentali veramente molto, molto positivi. Come vedi, tra l'altro, reagisce sempre molto bene nei momenti degli earnings, e proprio perché ha dei bilanci assolutamente positivi. Come ti dicevo, il leader della virologia dell'epatite C. In questo momento è in trend. Noi siamo entrati in questa fase di congestione, abbiamo rafforzato la nostra posizione in questo punto di congestione e abbiamo preso il beneficio del mini rally natalizio dei 3 giorni della scorsa settimana. Consiglio agli ascoltatori di monitorare questo titolo nel momento in cui va a fare congestione di questo tipo, vedi come poi dalle congestioni riprende molto bene. Una congestione di questo tipo può essere un titolo molto interessante sia per operazioni di breve termine, sia per tenerlo in portafoglio, perché comunque è un titolo con una performance potenziale molto molto interessante, bilanci molto positivi. Benissimo, Maurizio, togli pure la condivisione, così ci salutiamo, ci facciamo anche gli auguri di buon anno, fermo restando che poi ci risentiamo presto sulle fonti TV. Anche voi immagino siate impegnati a, diciamo, a chiudere i numeri di Traders e delle altre riviste di cui ti occupi, proprio perché insomma è un momento importante, giusto? Quindi vi seguiremo anche attraverso le riviste. Assolutamente sì, riceverai come sempre Certo. È insieme a tutto. imperdibile, guarda, io lo consegno a tutti perché non possiamo fare a meno di leggerlo, Traders, perché ci serve sempre e quindi insomma è ben gradito e grazie anche del, insomma, regalo, tra virgolette, del titolo che abbiamo segnalato, perché è sempre interessante capire insomma, dove guardare, anche magari su titoli che vengono meno nominati. Dicevo, Maurizio, buon anno naturalmente, poi ci sentiamo presto sulle fonti TV. Grazie, buon anno Grazie, a te, buon anno buon anno a a te. te. Grazie Ciao, mille a ciao, grazie. Maurizio Monti, Traders Magazine. E allora noi chiudiamo la parte di live. Vi ricordo, giusto proprio in 30 secondi, che solo ed esclusivamente per queste settimane centrali natalizie, quindi fino a quando non terminerà questa, la prossima, insomma, noi avremo un live un po' più ridotto, quindi partiremo alle 10 con il live, però già dalle 9:30 il palinsesto partirà. Poi andremo avanti fino alle 12, poi ancora tutti i nostri approfondimenti, ripartiremo alle 14, fino alle 16 torneremo live sui mercati e poi con una piccola coda ancora di approfondimento per stare sempre in vostra compagnia e poi naturalmente riprenderemo invece con i nostri orari consueti, ma noi ci siamo sempre quando ci sono i mercati aperti. Se avete voglia di collegarvi con noi dappertutto, a parte sul sito lefonti.tv, ci sono tutti i nostri social, siamo ovunque e insomma così almeno sarete sempre informati sulle nostre novità. Ci salutiamo qui, vi lascio ancora con un piccolo contributo sulle borse, su quello che potrà succedere sui mercati. Domani vi terrà compagnia Giacomo Iacomino, quindi live a partire dalle 10, ma collegatevi subito alle 9:30. Ringrazio anche Luigi in regia che è stato con me tutto il giorno e naturalmente ringrazio voi per averci seguiti. Buon proseguimento di giornata.